seguito dai militari dell'arma del nucleo antisofisticazioni dei NAS, dagli ispettori dell'ASL supportati dai carabinieri del reparto territoriale, controllati ad uno tutti gli stand della struttura mercatale di via Mangioni, rinvenuta frutta e verdura non tracciata. Per questa è stata disposta l'immediata distruzione. Controlli alla merce, all'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi a campione su ortaggi, verdura e frutta. L'ispezione ha riguardato anche le posizioni di natura contabile ed amministrativa dei titolari degli stand, elevate alcune decine di contravvenzioni. Quello che emerge particolarmente è il mancato rispetto della tracciabilità. Stamattina proprio in concomitanza con l'apertura del mercato, quindi alle 5, ecco, c'è stato una forte presenza, devo dire, rispetto alle altre volte, perché comunque sono abbastanza di routine i controlli, però una forte presenza che ha visto coinvolto quasi tutti gli stand del mercato, una forte presenza di NAS, di forze dell'ordine e dell'ASL, che hanno verificato la bontà, la tracciabilità della merce che era messa in vendita. C'è stato almeno un paio d'ore, ecco, che è durato questo intervento all'interno del mercato. Al di là del problema che si è creato, ve l'aspettavate? No, aspettare diciamo che è sempre la visita dell'ASL, sì, c'è sempre. Quindi uno non può mai sapere in che periodo, cioè precisamente quando, però proprio perché è meglio che per loro che sia, ecco, improvvisata, ma è una visita che credo che sia, non sia da additare a determinati accadimenti o è una cosa che succede di routine, sì, all'interno del mercato. A volte devo dire vengono solo un paio di, ecco, come dire, di squadre a fare degli accertamenti. Stamattina era molto più numerosa la squadra, ecco, che è intervenuta. Questo è quello che ha messo un po' di agitazione, perché si pensava magari anche con la presenza delle forze dell'ordine che non si trattasse di un semplice, ecco, controllo igienico-sanitario sulla merce, ma tutto si è svolto regolarmente. In merito alla tracciabilità abbiamo saputo che un carico di ciliegie è stato... Sì, sembra che in quelle che sono state le loro verifiche ci siano state dei lotti di merce dei quali non è stata prodotta documenti riguardanti la tracciabilità, e quindi sia stata sequestrata e destinata al macero. Questo è ovviamente una piccolissima parte di quella che poi è stata attenzionata, perché sono stati tantissimi anche i controlli, ecco, i prelievi di merce per controllare anche l'uso di farmaci non consentiti dalla legge. Quindi quello che è stato sequestrato è proprio una minima quantità di merce che non era provvista di documento, diciamo. E dell'altra merce? L'altra merce no, la merce è stata poi regolarmente, diciamo, messa disponibile alla vendita ai commissionari, e il mercato è andato avanti. Non vi aspettavate la visita? La visita? No, sì, professore, una volta l'anno, uno o due volte all'anno, diciamo, è di routine che venghino. È solo quello che vi ho già ripetuto prima, è che sono venuti in maniera massiccia stamattina, proprio per contemporaneamente, quindi si sono concentrati su più punti, più stand del mercato, quindi... però non c'è niente di allarmante, voglio dire, chi tratta, diciamo, merce deperibile, domani ci saranno arrivi di merce fresca, di altra merce, quindi voglio dire, è all'ordine del giorno, quindi credo che proprio per questo
quando l'ASL, quello che è più attenzionato sono i mercati all'ingrosso, proprio perché c'è un giro continuo di merce deperibile. Ringrazio, almeno per quello che mi risulta. Hanno fatto un bel giro perché insomma tutto il mercato, hanno visitato moltissimi stand, insomma secondo me e per legge lo debbono anche fare. Sono contento pure che siano arrivati.